Questo è un progetto importante perché si completa un'attività che era già avviata qualche anno fa, in una situazione peraltro di emergenza in cui vive la regione Liguria. Questo permette quindi di completare il trattamento dei rifiuti prima di poterli smaltire definitivamente in discarica, evitando anche di trasferire parte di questi rifiuti, di questi flussi fuori regione, ma poterli trattare tutti all'interno del nostro insediamento e poi smaltirli in maniera definitiva. Per cui si abbasseranno le tariffe, dovrebbero abbassarsi le tariffe per i cittadini sul pagamento della tassa, e avremo un impatto inferiore sul nostro territorio perché saranno meno mezzi che entreranno e usciranno dal territorio, ma saranno direttamente in discarica, per cui si allungherà anche la vita della discarica, perché, e questo permetterà di avere un beneficio economico non solo di ecosostenibilità ma anche economico per il territorio stesso. Ed è un impianto, questo lo voglio sottolineare, che è il primo impianto in Europa su due piani. Non esiste un impianto realizzato in questo modo, perché la morfologia del territorio non lo permetteva di realizzarlo su un unico piano, è stato realizzato su due livelli, ed in Europa non esiste a livello ingegneristico un'opera del genere che abbiamo realizzato a Vado Ligure nella regione della Liguria. Questo impianto è fondamentale perché è un primo passo, non sarà l'ultimo, ma quello che vorrei evidenziare è il grande senso civico della nostra comunità vadese. Lo ha dimostrato ancora una volta, siamo una realtà che accoglie delle eccellenze dal punto di vista industriale, e anche questa è una dimostrazione di una comunità che sa qual è il vero senso di queste realtà industriali, che devono sicuramente rispettare dei dettami importanti dal punto di vista ambientale per il rispetto dell'intera comunità, ma sicuramente hanno l'obiettivo di dare una risposta su un tema delicatissimo che è quello del ciclo dei rifiuti e del suo recupero. È un impianto all'avanguardia a livello europeo e questo è fondamentale, fondamentale per tutto il territorio, fondamentale soprattutto per la nostra città. Noi in questo modo speriamo di migliorare la nostra percentuale anche di raccolta differenziata e quindi di avvicinarci sempre di più a quelle percentuali che sono richieste dalla Regione Liguria.